Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video in collaborazione con i piccoli canali Power. Non mi ricordo più in che acquisti siamo, penso di gennaio. Comunque, ho perso il conto perché abbiamo saltato uno o due giri. Comunque, i link dei canali, appunto, degli altri partecipanti a questo bellissimo gruppo, come al solito, li trovate giù nell'info box e passate anche da loro. Parto con gli acquisti naturali del mese. Non sono tantissime cose. Allora, parto intanto con quello che ho preso al DM. Ho preso il sapone mani di Balea, questo qua con questi disegni marini. Sapone liquido mani idratante. Allora, questo qua non è un prodotto naturale, però l'Inci non è malvagio e quindi ho voluto mostrarvelo. Mi sembra intorno ai 99 centesimi. Comunque, i saponi mani di Balea costano poco, sono buoni, hanno delle buonissime profumazioni e quindi ve li consiglio. Poi ho preso un sapone intimo di Jessa Yessa, non ne ho idea, comunque anche questo ha buon inci. Ne avevo utilizzato uno con il tappino giallo di questa marca, mi sono trovata benissimo, anche qua costa intorno a 1 euro e quindi ho voluto prendere questo col tappo rosa perché quello con il tappo giallo non c'era. E questo è con estratto di camomilla e acido lattico. Proverò e vi farò sapere. Poi, sempre al DM, perché era scontato, ho acquistato il dentifricio della Colgate Smile for Good. Questo è certificato EcoCert e vegan. Non l'ho ancora aperto perché ne sto utilizzando un altro del DM, che tra l'altro è un bel tubone da 125 ml, quindi questo ce l'ho in scorta e anche di questo vi farò sapere più avanti. Ho acquistato i miei soliti Kleenex in carta riciclata, mi trovo benissimo, costano poco, sono tanti, perché qua sono 160 fazzolettini e quindi li acquisto sempre. In edizione limitata di Alverde c'erano dei prodotti per le labbra. C'era un balsamo labbra nel pot, come si dice, nella scatolina, che però non ho preso anche se avrei voluto prenderlo, ma non ho preso perché tanto io ho quelli da pucciare con il dito, in genere non li vado a utilizzare più di tanto. Quindi ho preso questo che è in stick, è una limited edition, questo, ed è con estratto di fichi e miele. E ne avevo bisogno? No, ne ho un triliardo, veramente un triliardo, ma ogni volta ci casco e quindi l'ho voluto prendere. Poi ho preso due cose per la casa. Allora, il sapone liquido per lavare i piatti a mano di Dank Meat della linea Natur, è certificato Ecolabel, costava 99 centesimi, non l'ho mai provato e ho voluto prendere questo a questo giro. Mi trovo molto bene con i prodotti per lavare i vestiti di questo marchio. Non ho mai provato niente per lavare le stoviglie, proverò e vi farò sapere anche di questo. Invece una riconferma è l'ammorbidente della Winnis, questo è quello con i fiori bianchi. Ci sono varie profumazioni, io sinceramente non sto tanto a guardare la profumazione, ne chiappo uno e lo prendo. Mi piace, mi ci trovo bene e lo riacquisto. Poi, siccome ieri era il mio compleanno, non so quando caricherò questo video, comunque ieri era il mio compleanno e quindi ho ricevuto anche dei regalini appunto per il mio compleanno che volevo farvi vedere e inserire in questo video. Allora, intanto un pigiama che è a lavare, quindi non ve lo posso far vedere. Comunque io avevo proprio richiesto un bel pigiama di pile perché dovete sapere che questa casa è enorme. Sono quasi poco più di 100 metri quadri, non ho il riscaldamento e quindi anche per questo che mi vedete sempre con super pigiamoni, eccetera, perché fa molto freddo in questa casa, quindi ho chiesto un pigiama. Poi mi è stato regalato la crema dell'Angelica, si chiama Buonissima, cioè è stupendo solo il nome, è una crema di nocciole, non l'ho ancora aperta, ho resistito per farvela vedere nel video, però deve essere buonissima come c'è scritto nell'etichetta, per forza. Poi mi è stato regalato questo confezione di tisane Pucca, all'interno ci sono vari gusti, ora non trovo scritto in italiano, ecco, miscela biologica per infuso, ingredienti 100% biologici e selezionati in modo etico, curcuma, tè verde, liquirizia, insomma ci sono vari gusti all'interno. Poi, mia sorella mi ha regalato questo libro, che è il libro di Papillon, io
Sono affascinata da questa storia. Ho visto il film che mi è piaciuto molto e il protagonista è il mio attore preferito perché è bellissimo. E quindi volevo leggere il libro e lei me l'ha preso, grazie. E poi mi è arrivato anche il regalo di Giulia del canale Hina Yoshimoto, che saluto, e anche lei partecipa al gruppo Piccoli Canali Power, e mi ha regalato intanto il libro di Banana Yoshimoto, Un viaggio chiamato vita, che non ho letto e a culo, perché io leggo un sacco di libri e di questa autrice ho letto due o tre libri, ma questo no, quindi contentissima. E poi mi sono arrivate altre cosine che erano queste bustine bellissime di Tiger, penso, stupende, e mi ha fatto lo scrub gel viso esfoliante quotidiano per tutti i tipi di pelle di Himalaya, questo. Tra l'altro io di questo qua avevo provato la taglia piccolina, veramente era una mini taglia così, e mi era piaciuto molto, quindi sono contenta di aver ricevuto la full size perché mi ricordo che mi era piaciuto molto. Poi mi ha regalato anche la maschera viso peel off, mandorla e cetriolo, curiosissima di provarla, deve essere fantastica. E mandorle, cetrioli, uva spina indiana e ananas, che vi ha voglia di mangiarla. Poi dello stesso marchio il lip balm, che io non ho mai provato, mai, e mi mancava la collezione, quindi sono contentissima di averlo e di provarlo perché ne ho sentito parlare molto molto bene. Ed infine il mascara di Astra, questo qua X/Curl. Anche questo, mai provato, ho provato un sacco di prodotti di Astra, curiosissima di provare anche questo, lo apriamo e ha lo scovolino di quelli come piacciono a me, un pochino incurvati tipo a banana, è molto sottile, non sa di niente, non so perché l'annuncio, comunque non vedo l'ora di provare anche questo. Io ringrazio intanto Giulia per questo regalo e anche tutti gli altri componenti di questo bellissimo gruppo. Finalmente siamo riusciti di nuovo a fare un video insieme. Ringrazio anche voi per aver visto il video. Mi raccomando, passate anche dagli altri canali. Fatemi sapere anche che cosa avete acquistato voi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!